Ginny, vuoi che ti presenti uno che ho conosciuto su match.com e che non mi piace? Ah, che offerta generosa. No, grazie. Accettare il fatto di essere divorziata è quasi impossibile. Lui ti ha tradito il giorno del vostro 20° anniversario e poi se l'è sposata. Joe, sei fortunata che Jerry sia morto. Grazie. Non ti imbatterai mai in lui. Questo è vero. Il nostro matrimonio non va come speravo. Mi manda al centro per l'inseminazione un giorno sì e uno no. Jacob Adler, divertiti. Solo un appunto, non voglio lavabile lei lui. E non pensi che in futuro potresti volere un lui? Oh mio Dio, ora parliamo un codice della mia vita. Ciao. Stai bene, Ginny? Hai i capelli più corti? Più lunghi. Mi piacciono. Ho tante di quelle energie ultimamente. Sarà la conseguenza di tutto il sesso che faccio. Come? Insomma, ho una relazione. No. Con un uomo sposato. Non stai bene. Oh, sì, benissimo. A quanto pare sono una donna un po' facile. A proposito, mi piace che tu non faccia più la depilazione all'inguine. Sei diventata selvaggia. Quanto mi piace. Oddio. Che pensate del fatto che ora sono io l'altra donna? Oh, che te ne importa? Non è una relazione splendida? Non lo so, per me la prima. Vorrei proporre un brindisi a vostra madre. Tu e il tuo ex avete proprio capito tutto? Non proprio tutto, come credi tu. Meryl Streep, Steve Martin e Alec Baldwin. È la situazione più imprevedibile che abbia mai vissuto nella mia vita. Chi si fa uno spinello? Nessuna, vai a farti un giro, per favore. Usciamo insieme. Gran belle uscite. Ehi, c'è il tuo ex marito. Oh, oh, non è il momento migliore per sentirsi goffi. Ciao, Jane. È complicato. Che ne dici di questa? Ok. Mamma! Wow! Che? Non vale così in primo piano!